GF VIP, Luca Onestini e Ignazio Moser sono gay? Parla Nina Moricchio. Nina Moricchio su Luca e Ignazio al GF VIP, a loro non piace proprio lei. Ieri è stata una puntata del Grande Fratello VIP molto movimentata, Ilary Blasi ha dovuto zittire la logorroica Simone Izzo, la quale si è scagliata diverse volte contro Jeremias Rodriguez, quest'ultimo ha ricevuto la sorpresa del padre, con tanto di lacrime, lo scontro accesissimo tra Serena Grandi e Corinne Clery, per non parlare della sorpresa di Marcella Bella a Cristiano Malgioglio. Nel corso della puntata è intervenuto anche Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, per dire che ha piena fiducia in lei ma che dei comportamenti tenuti all'interno della casa ne parlerà una volta che sarà uscita. Famoso ormai il frame che inquadra la signora alle spalle di Monte intenta fare il proverbiale gesto delle corna, ma il post più curioso di tutti è stato quello della showgirl Nina Moricchio che ha preso in causa Luca Onestini e Ignazio Moser. Ditegli di stare sereno, Monte, io so per certo che a Moser e pure a Onestini, non solo non piace Cecilia, ma non piace proprio lei, ci siamo capiti. Di certo non è passato inosservato il suo commento durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP. Luca Onestini e Ignazio Moser al GF VIP sono gay? L'insinuazione di Nina Moricchio. E se Luca Onestini e Ignazio Moser al Grande Fratello VIP fossero omosessuali? Non ci sarebbe nulla di male. Non è la prima volta che questa insinuazione viene mossa, diversi utenti social hanno twittato, con tanto di video allegati come prova, che i due sembrano intendersela un po' troppo per essere semplici amici eterosessuali giocherelloni. Luca Onestini è stato fidanzato alcuni mesi con Soleil Sorge, la bionda corteggiatrice di Uomini e Donne che ha fatto girare la testa anche al rivale Marco Cartasegna, il quale sembra che festeggerà il Natale con lei, mentre Ignazio Moser è colui che possiede un diario dentro cui sono annotate tutte le donne con cui è stato con tanto di stellette in base al gradimento dal punto di vista dei rapporti intimi. Inoltre Ignazio nelle ultime settimane ha instaurato un rapporto solido e inaspettato con la fidanzatissima Cecilia Rodriguez, la quale ha dichiarato di non volersi precludere nulla, nonostante Francesco Monte fuori dalla casa sia solo con la sua gelosia taciuta. Nina Moricchio attraverso Facebook ha voluto tranquillizzarlo scrivendo che ai due amiconi l'altro sesso proprio non piace. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che Francesco Monte deve correre ai ripari prima che Cecilia rompa il loro amore?